Buonasera signore e signori, sono S88, sono S88, in realtà non volevo fare questo urlo tanto forte, solo che mi è venuto proprio di bam. Comunque, benvenuti alla parte numero 30 più 1 più 1, quindi 32, siamo qua nel covo, nella nave... Nella nave del Team Plasma, nella Going Merry, e stiamo asfaltando via via. Fammi andare. Ah, quest'altro. Stiamo asfaltando via via tutti i membri del Team Plasma. Troviamo Acromio. Ti do il benvenuto. Una mia vecchia conoscenza mi ha chiesto di aiuto per le sue ricerche. Gli allenatori come ti trovano la forza a gnogne, ma l'approccio di gnogne a gnogne, sì, bravo, è proprio fuori. Bando alle ciance, la ragione per cui ho sfidato tanti allenatori di Unima è per capire quale sia il modo migliore per sviluppare Pokémon. Vediamo un po', fatti sotto, voglio scoprire il tuo segreto. È duppo, e dai, e vieni qui, ragazzo, e dove ti prende? Ehi, Acromio, che si arrabbia. Papo, non sei buono a nulla. Oh, ha 5 Pokémon. Attenzione, andiamo. Il primo è Magneton. A livello 50, ovviamente, noi abbiamo Nami. Vai, cioè, ragazzi, ma qui la prepotenza innanzitutto gli abbassa l'attacco. E poi un'onda calda lo brucia, lo estingue. Tanto probabilmente dovremmo utilizzare per forza Nami. E poi è a vigore. È ovvio. Dovremmo utilizzare per forza Nami, anche perché sicuramente, infatti, avrà tutti i Pokémon di tipo fuoco lui. E usiamo di nuovo onda calda. Fuoco, magari acciaio, non fuoco. Usa tuono onda, perfetto. Quindi ci paralizza Namos. E usiamo rogodenti, tanto. Vai, usa una ricarica totale, vai. Così almeno Nami è paralizzata. Ovviamente. Usa scarica, Magnezone. Andiamo con un rogodenti. È più forte onda calda. A questo punto. No! Sbagliato. Porca maiala. Volevo usare una ricarica totale. E vabbè. Allora usiamo. Usiamo Flygon. Shabang. E usiamogli. Coda Drago. Da Cannon Flash. Vediamo un po' quanto ci toglie. E beh, abbastanza. Abbiamo Coda Drago. Dobbiamo farglielo switchare per avere Metang. Ancora meglio. Usiamo Geoforza. Non so se lo prende. Sì, bene, perfetto. Usando Geoforza penso che sia super efficace, infatti. E avevo intenzione anche di catturare tipo Beldum, Metang e poi farlo evolvere, eccetera, eccetera. E metterlo a posto di... come si chiama? Esatto. Il problema è che non sono sicuro. Ditemi un po' se... cioè, se si può trovare Beldum o anche direttamente Metang. Perché mi sembra di sì. Di aver letto su Pokémon Bianco, sulla guida, quello online. Però, chiaramente non ero proprio certo. Che cos'è questo? Beyem. Questo non mi piace. Quindi usiamo un revitalizzante immediato su Nami. Calmamente. Bene, Psico. Perfetto. Va, te usa calmamente. E poi dopo tanto metto... metto Flygole e ti uso Coda Drago, così switchi. E a proposito di a proposito di tutto, avevo intenzione di, alla fine di questa guida, dato che comunque sia non è che ci rimane proprio tantissimo, avevo intenzione appunto di passare a fare, per quanto riguarda tipo sempre con i Pokémon, tanto vedo che comunque sia vi piacciono, eccetera, eccetera, di andare a provare a fare i Nuzlocke, ovvero quella sfida di cui vi parlavo tempo fa, perfetto. Quella sfida di cui vi parlavo tempo fa e vedere un po', insomma, se vi può interessare una cosa del genere. Nel caso vi interessi appunto quella sfida, riandate a vedere il video precedente perché ne parlavo. Comunque sì, è una sfida in cui io a ogni nuovo percorso appunto vado a catturare un nuovo Pokémon e allora sono proprio stronzo. E quando appunto l'ho catturato, io lo dovrò utilizzare. Non posso curare Pokémon, ovvero cioè ne posso curare in città tipo solo... o due o tre volte, ora non mi ricordo per bene come erano le regole, le devo riguardare. E non però non posso tipo curarle durante la battaglia o che okay, non posso switchare
i Pokémon. Cioè, se tipo ora mi dice l'avversario dovesse cambiare e dice sta per mandare Magneton, io non posso cambiare mentre sì o no. Andrebbe, dovrei avere lasciate tipo Nami, quindi potrei cambiarlo dopo. Quindi a questo punto fatemi un po' sapere se vi può interessare una sfida del genere per quanto riguarda pure appunto il DS e i giochi Pokémon. Ovviamente io la farei di più o su Platino, comunque sia su un gioco del genere, magari anche su Verde Foglia o Rosso Fuoco, eh. Non mollare, ok, ma mi curi la squadra oppure mi devo curare da me solo? Ok. Vediamo un po' se me l'ha curata. Secondo me no. Esatto. E quindi, o magari anche tipo su Verde Foglia, una cosa del genere. Platino, sarebbe anche divertente. Oppure anche magari farla su Pokémon Blu, Pokémon Rosso. Però, cioè, su quelle versioni lì non è proprio molto il divertimento perché, cioè, i Pokémon sono quelli che c'erano. Già che non se ne trovava molti, poi magari anche voi vedete un po' male la grafica. Quindi, vabbè. Allora, a questo punto dovremmo andare a sfidare Kyurem. E io metterei davanti Inox perché ha coda drago. E dato che è comunque sia drago ghiaccio, io come faccio ad andare lì? Dove devo passare? Forse dovrò andare di qua. Di qua. Di qua no. Ah, ok, sì, di qua sì. E quindi in questo caso fare insomma un video del genere. Chi è quello? Dannata Chromium. Ma chi è? La Unima. Gli avanzi di Team Plasma. Ma chi è questo? Come si chiama? Una briciola avanzata del Pokémon che scendendosi a vendere. Sì, ma che usi te allora? Ma che fai? Sommo Gashis, vi abbiamo portato Kyurem. Gashis, finalmente è arrivato il momento che ho atteso per tutta la vita. Salvatore in discorso di Unima. Perfetto, vieni, vieni, che ti sfido. Ti ripeto forse questo qui. Oh, Purloin. È il Pokémon che ho rapito 5 anni fa da Risopo. Mi piace deve essere quello con cui sta parlando. Ormai obbedisce solo a me. Le rubate, bah, i miei Pokémon fanno solo pena. Chiusi in una Pokéball alle mercé dei loro allenatori. Dai, allora, su, per favore. Ridagli il Pokémon. Ah, bene, lo dobbiamo sconfiggere. E una volta sconfitto, spero che gli ridia il Pokémon. Puinard. Allora, a questo punto qua usiamo. Perché uso sempre gli attacchi che non servono? Però, vabbè, gli ha tolto un po'. Quindi usiamo gli Fendi Foglia, vabbè. Bene, perfetto, anche un brutto colpo. Absol, sì. Mettiamo. Gnog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 nami. Perfetto, il nostro cagnolone. Anche Absol non sarebbe malvagio come Pokémon. Il problema è che comunque sia gli attacchi di Absol. Cioè, è molto fisico come Pokémon. Gli dovete insegnare Danza Spada, Lacerazione, Sgranocchio. Forse, boh, non saprei nemmeno, anche perché non è che l'ho utilizzato molto. Mi ricordo quando giocavo nel Game Boy che ero piccolo, ogni tanto lo utilizzavo, cioè lo catturavo, ma poi non avevo voglia di allenarlo, quindi mi faceva schifo. Perfetto, non è ancora finita. Un altro? Che cos'è allora? Devo sfidare tutti qui, gioco solo io allora. Un altro Pwnard, perfetto. Sempre meglio. Andiamo ancora Fendifoglia con Inox. E sta anche togliendo abbastanza con Fendifoglia. Anche se Pwnard è acciaio, però, insomma, guardate qua, gli abbiamo tolto abbastanza. E poi dopo, ovviamente, non più. Usiamo Fendifoglia di nuovo. Perfetto. Chi manderà? Accelgor. Accelgor, non so chi sia, quindi per. No, Accelgor, non me ne ricordo mica. Vediamo un po'. Ah, e beh, è lui, prepotenza. Non mi ricordo. Beh, bello. Ah, sì, ora me li ricordo. Questo lo utilizzavano spesso tipo online. Come Pokémon. Perché mi sembra che c'aveva una buona difesa, forse. Beh, forse mi sto sbagliando. Ma comunque sia non è che ha resistito molto. Usiamo Rogodenti di nuovo. Su Pwnard. Oh, eccolo qua. Perfetto.
Anche questo è andato a KO. E ora affrontiamo questo qua. Scusate se avevo promesso i video sull'Xbox, ma purtroppo la mia non funziona più perché ha il lettore del disco che non legge più, appunto, i dischi. E quindi ho deciso che la cambio. Adesso ho fatto un po' di offerte, sto guardando un po' su eBay per acquistarne appunto un'altra, una che magari funzioni. Con una novantina, 100 euro massimo, spero di ritrovarmela. Il problema è, insomma, sperare che accettino le offerte che faccio, perché non volevo superare i 100 euro. E ne avrei trovate 3 al momento che soddisfano i miei requisiti. Adesso li ho contattati sperando che questi qui mi accettino. Banette! Banette ne era un sacco che non lo ricordo, che non lo rivedevo. Mi è sempre piaciuto come Pokémon, abbastanza scary. Usiamo di nuovo Giga Assorbimento e Sbigo Attacco. Se almeno noi ci riprendiamo. Buono! Mi ha tolto un sacco. A livello 52 per Inox. Ora Pawnard, mettiamo Nami di nuovo perché non ho voglia di starci tutto il giorno. Quindi affronteremo Kyurem a questo punto. E dai però, su Maremma, vai Ala. La velocità è veramente assurda. Dai, su. Tanto c'è, cioè, non è che lo affronto e lo catturo. Io o lo sconfiggo o una cosa del genere. Perfetto. Tieniti il tuo po'. Ma che è questo? Ganzo. Quindi a questo punto stiamo andando da Kyurem. Beh, oramai con il ghiaccio, cioè, fare sti percorsi. In the middle of the night. Allora, qua voglio capire che Pokémon ci sarà, perché magari c'è qualche Pokémon utile. Vediamo. Guarda un po' chi troviamo. Pilosoan e Metang al 50. Ragazzi, Metang è nuovo membro della nostra squadra, immediatamente. Ma proprio data 1 e 10, Data 1 e 10. Dobbiamo sconfiggere Pilosoan. Usiamo gli Notte Sferza. Cattureremo Metang, ovviamente. L'ho detto e lo faccio perché mi è sempre piaciuto come Pokémon. Intanto lì Nintendo sta andando ancora più lento perché quando c'è gli scontri a due. Brutto colpo, perfetto. Usa anche Psichico, quindi mossa molto utile perché non avevamo un Pokémon che lo conosceva. E ovviamente andrà messo a posto di avete capito chi. Usiamo Pilosvine e usiamo una notte sferza su Metang, così almeno lo indeboliamo un pochino. Oh, perfetto. Anche a livello 50 è un buon livello. Tanto Zoroark sale a livello 43, ma purtroppo verrà sostituito. Ok, allora vediamo un po' di catturarlo adesso. Metal pugno. Bam! Viene sconfitto ovviamente. E gli aumenta anche le statistiche. Ok, allora. Mandiamo il Jellicent. Immediatamente. Purtroppo non abbiamo qualche Pokémon che può causare uno stato al Pokémon avversario. Allora, usiamo. Vediamo un po'. Che Pokémon possiamo usare? Dammi una Sub Ball. Guarda là, bella. Pam. Almeno si fa tutto il completo. Vediamo. Uno. Niente, vabbè. Allora, usa Psichico, ovviamente, su Jellicent. Allora proviamo una Chic Ball, anche questa è bellina. Vediamo. Uno, due, tre. Sì! Catturato, bene, sai! Mi sento proprio gasato! È nato dalla fusione di due Bellum. L'unione di due cervelli rende ancora più forti i suoi poteri psichici. Acciaio psico. Il nuovo soprannome sarà. Zippo. Zippo, guarda bellino. Anche scossa, però, non è male. Scossa. Scossa Zippo. Shizzo. Shizzo non è male.
Oh vai, abbiamo anche il nuovo membro della nostra squadra, che è Shizu, il nostro Metang, perfetto. Allora, a questo punto io direi anche di concludere qua, vediamo quanto tempo di recording. Siamo già a 15 minuti. Come al solito io vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Ci rivediamo alla prossima parte in cui affronteremo il Pokémon Drago leggendario. Che emozione! No, a parte gli scherzi, affronteremo il Pokémon leggendario. Fatemi sapere su cui volete la sfida Nuzlocke, la challenge. Io ero un po' più predisposto per farlo su Pokémon Platino. Poi comunque sia, datemi un po' voi un'idea. Come al solito vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da Esci88. Ciao ragazzi!